quindi sono, sapete, a livello istituzionale, questi sono tutti personaggi, non si sono lasciati andare. Giovanni Cacca con la regia doveva inquadrare questa signorina in prima fila, vestita di bianco, che dettava il ritmo fantastico. Fatemi sentire l'applauso dei viaggiatori. Allora, Maddalena, tuo marito è un grande chitarrista, il chitarrista, sì, di Vasco Rossi. Ma era con me prima, e si diceva, ma c'è una rock band? E tu hai fatto l'indiano già che stava facendo le prove. Quindi gli ha riconosciuto lo stile. Lo stile. Allora, raccontiamo un po' la storia di questi ragazzi. Due sono quelli originali. Esatto. Io e il mio chitarrista eravamo la formazione della vecchia originale. E poi, durante i giorni di amici, ci siamo formati tutti insieme, ci siamo detti. Quindi è un video aperto questa. Ecco, quando si studiava molto spesso, no, il cane in show, io devo dire la verità, mi sono sempre schierato da un'altra parte, perché se questa musica italiana ha della vita, riesce ad averla grazie a questi cani, perché danno occasioni importanti di ragazzi che, cioè, proprio regalate nel talent. Eravamo nei localini, quei piccolini che non ti danno neanche un soldo, quindi erano hobby per noi, non era passione, solo passione. Esatto. Invece grazie a un programma. E lui io arriva là, avendo a far vedere il talento. Io ci ho fatto da scuola, quindi neanche io era in Italia. Poi standoci dentro un nome corpo. E non c'è lì perché? Perché che senso sei tutto pianificato? Esatto, non lo faccio anche grazie, perché invece noi la prima palestra, quello so che la prima palestra con la piena. Sentite, ma parlate di un gruppo come l'altra settimana, cioè, quindi giorni fa, sono i Rolling Stones, che hanno riempito Roma. E vedi Jagger muoversi, ballare come se fosse un ragazzino, solo che poi lo guardi in faccia e scopri che a luglio ha 71 anni. Ecco, l'idea che si dice oggi che i gruppi, i giovani non riescono a fare gruppo, si spaccano, no? Voi avete la voglia di andare avanti. Il nostro sogno è proprio fare come Rolling Stones durante tutti gli anni, magari anche con il suo fisico, perché no? Quello sì, no. Quindi il mio sogno è stato quello di essere leader di una band. Che andava a vedere essere un solista, perché comunque vivi il sogno e lo vivi con i tuoi migliori amici. Senti, sì, io adesso voglio portare di qui, c'è un uomo che si crede o no ha fatto delle cose meravigliose, mi dà del Dio. Si dice che spesso i giovani siano lontani dalla religione e dalla fede. Ma la passione dà comunque sapere che qui qualcosa è successo. Ma in realtà sento l'idea che ci crede fino alla fine, non molla mai. Per cui quello che ha fatto proprio più sicuramente non avrà inciso e non morirà mai, anche se oggi purtroppo giovani, molti giovani si allontanano, ma non è vero, ho conosciuto altre persone che sono rimaste e lo fanno col cuore. Sentite, io vorrei chiedere una cosa, vuol dirla qui, proprio che ci sono loro. In questo pomeriggio Ciro se ne è andato l'altro giorno, quando è tifoso del Napoli. Ecco, noi penso abbiamo il dovere di ricordarlo, non con la solita retorica, ma io vorrei ricordare con le parole di sua madre, la Teorella, che sono andata a trovare proprio poche ore prima che Ciro se ne andasse, proprio prima di venire qua. Sua madre ha detto: io perdono l'assassino di mio figlio, ma voglio giustizia. Io credo che sia giusto stare vicino a questa donna, a questa famiglia che con grandissima dignità ha sopportato qualcosa che non deve accadere. Grazie, Virgine. Grazie a tutti. 45501, questo è un numero importante per riuscire a realizzare il sogno di tante persone. Ma la nostra fortuna, esatto. Lo dici tu? Ho dato un messaggino al 45501 perché, ragazzi, io soprattutto faccio un appello ai giovani, perché noi comunque siamo giovani.